l'umanità nasce nel momento in cui l'uomo si mette a curare il suo simile, prende cura dell'altro, e si prende cura sia dal punto di vista fisico, ci sono tracce di, diciamo, una protomedicina antichissima, e anche dal punto di vista spirituale, perché ci sono i riti funebri, eccetera. Quindi quando l'uomo comincia a curare l'altro, inizia l'umanità. Questo convegno è un'opportunità davvero preziosa, è un momento speciale di riflessione e di condivisione e arricchimento reciproco, per ripercorrere questa esperienza e trarne i dovuti insegnamenti per affrontare e superare le sfide attuali e quelle future. La pandemia ci ha messo tutti a dura prova, ci ha obbligato a riflettere su cosa conta veramente nella vita, ci ha costretto ad interrogarci sull'importanza di staccarci dalla frenesia, dal materialismo, dal consumismo, dall'individualismo, per riscoprire la nostra vera natura umana. Dipendiamo tutti l'uno dall'altro. Abbiamo bisogno di scambi e di relazioni sociali, di abbracci e di strette di mano, di cura, certo la cura verso chi soffre, verso chi è ammalato, verso i nostri cari, ma anche la cura del nostro ambiente, del nostro territorio, la cura anche di noi stessi. La presenza cristiana presso chi soffre, chi ha bisogno, è essenziale. Non c'è Chiesa se non c'è questa presenza. E la Chiesa è portatrice di una parola che salva, che diventa ancora più urgente di fronte alla sofferenza, alla solitudine e alla morte. E il contrario della parola di cui la Chiesa è portatrice è il silenzio, ed è quello che uccide, mentre la parola salva. Il titolo del convegno contiene due parole, salute e salvezza. Per rispondere a una domanda nata durante la crisi del Covid, in seguito all'isolamento del malato dalla presenza dei familiari, ma anche dall'isolamento del popolo dei credenti dalla celebrazione liturgica nel primo momento. Nella visione cristiana, Gesù salva l'umanità, ma insieme cura e guarisce, opera guarigioni. Ma quando Gesù opera i miracoli non sono prodigi nel senso di gesta spettacolare, ma sono segni della venuta del regno di Dio, che è il regno di vita sana e integra. In questo tempo di povertà, come ci hanno evocato filosofi importanti, siamo chiamati non solo a occuparci dei corpi e delle menti. Io sono un medico della mente, ma non basta. Noi siamo chiamati a prenderci cura dell'anima. Dobbiamo divenire cura, essere cura, farsi cura, prendersi cura, avere cura. Vedete quante declinazioni questa parola potente, che è la parola cura, declinazioni che ci pongono di fronte a chi ci è prossimo, a chi si presenta a noi chiedendo il nostro aiuto. Ed è di lei, l'anima, che ci dobbiamo occupare, come fossimo, permettetemi, giardinieri dell'esistenza, operai della cura. Lo siamo da professionisti, lo siamo da cittadini, lo siamo da vicini di casa.